Spirito Santo. Ti aspettiamo, o Signore, accendi in noi il desiderio di incontrarti. Vieni nella nostra vita di ogni giorno. Troppo spesso il frastuono ci fa dimenticare che l'uomo ritrova se stesso solo quando cerca te, che sei il senso e la pienezza della vita. Ti chiediamo il coraggio di fare silenzio. Rendici instancabili e ricercatori della verità. Abbiamo paura del silenzio, ma sappiamo che è il luogo dell'attesa e dell'incontro. Tu sei venuto tra noi nel silenzio della notte santa e ci hai colmato di gioia. Vieni ancora nelle nostre giornate, riempi di te la nostra silenziosa attesa. Dal Vangelo secondo Luca, l'anima mia magnifica, il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si estende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dei troni, ha innalzato gli umili. Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato a mani vuote i ricchi. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Maria rimase con lei circa 3 mesi e poi tornò a casa sua. Al saluto della cugina Elisabetta, Maria inizia a proclamare il cambiamento nella sua vita, esultando di gioia e ringraziando Dio perché ha scelto lei umile serva. Con questo inno, infatti, Maria vuole esaltare la fedeltà di Dio verso il suo popolo e inoltre annuncia che lui ribaltirà le sorti degli umili, ricolmerà di beni i poveri e gli affamati, e in quanti credono e temono la nazione del Signore, perché Dio ha promesso ad Abramo e alla sua stirpe, e quindi a tutti noi, la salvezza eterna. Questa preghiera, infatti, è il canto di chi è compresa appieno quanta bellezza, quante cose meravigliose ci circondano e quanta grazia il Signore ci dona, e per questo motivo noi dobbiamo avere fiducia in Lui, lasciarlo agire in noi proprio come ha fatto Maria. Vieni Emanuele, noi ti chiamiamo. Vieni alla nostra vita come presenza discreta, vieni come presenza efficace, vieni, nasci ancora, nasci oggi nel mio cuore e in questo mondo. Vieni Emanuele, Dio con noi, non tardare. Abbiamo bisogno di te, della tua pace, della tua luce, del tuo rinascere ancora oggi, anche qui, anche in me, per essere riflesso della tua bontà. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.